started in a very small meeting room with just about very few handful of people. And that was the movement of my life. And with this was such a small team, ma ciao, dovremmo essere live! Mi stavo godendo questa musichetta lounge di sottofondo alla presentazione di Realme. Fatemi sapere se mi sentite, come mi sentite, insomma i soliti feedback, anche perché sto usando un paio di cuffie nuove e l'audio si sente da paura. Io sento la presentazione benissimo, bei bassi, profondi, caldi, proprio bella bella come qualità audio. Ciao Andrea Avino, ciao Leonardo Guarino, fa anche rima, e forse un pochino alto l'audio della conferenza, vabbè, aspetto vostri feedback, magari l'abbasso un pochino, anche perché sennò stordisce me nelle orecchie, e niente ragazzi, ci siamo, tutto ok, Roberto, grazie, si sente bene, Alfio, buonasera, Edoardo e Giorgi, inizia in realtà tra 5 minuti la conferenza e vedremo, stiamo tutti molto curiosi di capire quanto costerà questo Realme GT, perché non so se Antonio, saluti da Matera, che bel posto, Leonardo buongiorno, ciao Ismail, ciao Luca, ciao Davide, ciao Mau, ciao Valerio, ciao The King. Andrea, ha un costo elevato questo Realme? Ovviamente io lo so, in questo momento non lo posso dire, aspettiamo che lo dicano in conferenza, perché sennò violerei uno di quei famosi embarghi che ho firmato, ma mi ero, non so se vi ricordate, quando ho fatto la recensione della versione orientale, quando allora non sapeva se sarebbe stato portato in Europa o meno, mi ero fatto un'idea e una speranza, avevo proprio esplicitato questa cosa, spero che arrivi al prezzo in cui è venduto in Cina, perché se arriverà al prezzo degli altri top tipo Mi 11, S21, 7, 600, 800 euro, non diventa più interessante, cioè ce ne sono altri telefoni a quel prezzo, tu arrivi dopo, perché comprare il Realme GT? E allora si giocherà un po' tutto su questo aspetto, il prezzo. Io sto sorridendo, non vi ho detto niente, ma secondo me sarà interessante seguire la presentazione, perché magari ci daranno anche qualche chicca, che sapete, quando si fa la recensione si prova il prodotto, magari qualche chicca di background, di mercato, come sta andando, di strategia di marketing, io non le so, e magari poi ce li diranno e ci racconteranno. Ciao Fabrizio, ciao Thomas, ciao Alessandro, ciao ciao nome impronunciabile, ciao Simone, qua ci si inizia già il toto prezzo, dai, magari giochiamo un po', facciamo questo toto prezzo con Paki che dice 549 listino al lancio 499, la buttata lì per l'828, che dico subito non ci sarà l'828, perché c'era l'856, ci sarà l'828 e 12256, questi sono i due tagli che ci saranno di memoria, quindi tu hai buttato un 549 499 al lancio. Poi Carlo, un bel 4,50, Matteo, ciao Luigi, ciao Mirko, ciao Carlo, ciao Antonio, 370 euro prezzo Prime Day. Vabbè, allora vi faccio un recap delle specifiche così non buttiamo cifre a caso. Stiamo parlando del Realme GT, come dice anche la copertina del video di Realme, e vabbè, allora, questo non è violare un embargo, perché, cioè, voglio dire, così sapete che parlo a ragion veduta. Tra l'altro, se mi seguite su Instagram, se non lo fate, fatelo. Alcune foto scattate i giorni scorsi dove avevo scritto non posso dirvi che telefono è, erano proprio del Realme GT. Mi piace questo toto prezzo, diciamo che se faccio una media di tutto quello che avete detto, dal folle Davide 349 euro, allora Snapdragon 888, UFS 3.1, DDR5 la RAM, AMOLED 120Hz, bello, vi dico già bel display, e quindi tutte caratteristiche equilibrate, 3,49 diciamo che penso non sia fattibile, quindi già ti dico che è troppo basso, ma la media è intorno ai 500 euro dei prezzi che avete buttato lì, secondo me. Mentre aspettiamo l'inizio rispondo a qualche domanda. Quando recenserai la nuova serie Xperia Mark 3? Allora, se Sony non vuole vendere i propri prodotti, perché proprio ieri scrivevo la PR, ma cioè Cristina, quando cavolo arrivano questi Sony che
secondo me sono interessanti, me li chiedono in tanti. Ci sono stati problemi di produzione, insomma, boh, dovevano arrivare questa settimana, in realtà non sono ancora arrivati. Thomas, mi scrivi, bello il telefono, il design ti piace? Vabbè, è lì sulla copertina, quindi anche qua nessun embargo violato se vi faccio vedere com'è. E poi durante questa conferenza vi do i miei feedback quando magari parleranno di, appunto, di come è fatto, dei materiali, eccetera, eccetera. Non so perché, sono le. No, forse manca ancora un minuto. Pensavo di essere. No, no, ok, ho guardato l'orologio, ci siamo. No, sto dicendo, ma come mai non parte la conferenza? Che si è chiudato il sito YouTube di Realme? No, ecco, appunto, parte adesso. E il volume della diretta è troppo basso, magari adesso lo alzo un attimino e così. Ok, sentite meglio. Oh, c'è anche una fantastica traduzione simultanea, quindi questo ci aiuta. Benvenuti al lancio globale di Realme GT. Grazie, grazie mille. Diamo il via all'evento di lancio del nostro flagship con il CEO di Realme, quindi il grande capo globale. Dovete sapere che CEO vuol dire grande capo globale. Tra l'altro, ragazzi, giovanissimo. Sky che è al suo primo evento di lancio globale, quindi sarà un po' emozionato. Non ho capito cosa vuol dire l'ultima volta che controllate eravate 85 milioni. Probabilmente i fan di Realme in tutto il mondo, probabilmente gli iscritti ai vari social, eccetera, eccetera. Crescita senza precedenti nel settore degli smartphone di Realme. Ricordo ancora in tempi non sospetti quando è arrivato il primo Realme, che mi stupì perché comunque andava bene, aveva un rapporto qualità-prezzo top. E già lì, sapete, io non mi faccio influenzare dal brand, dalla marca, dal marchio. Lo tengo in considerazione quando faccio le recensioni, perché comunque avere un brand di un certo tipo vuol dire awareness di un certo tipo, ma vuol dire anche assistenza di un certo tipo, supporto, ecosistema, eccetera, eccetera. Ma Realme subito mi stupì e in 3 anni, un po' come Xiaomi, ha fatto dei grandi passi. Realme è ancora un po' più piccola, un po' meno conosciuta. Xiaomi è iniziato prima, e quindi. Ecco qua, lui è il CEO di Realme India. Non so perché ci dia il saluto anche il CEO di Realme India, ma appunto ci diceva appunto che in 3 anni Realme è diventato il brand di smartphone a più rapida crescita. Soliti ringraziamenti di circostanze, ci sta, ringrazio le persone che l'hanno comprato. In realtà è anche un discorso di strategia di mercato. Sono entrati a gamba tesa giocando con il prezzo, quindi prezzo alto, spec, scusate, prezzo basso, spec alte. Tra l'altro continua il totto prezzi. Qualcuno scrive se Realme è di Oppo. Diciamo che è un sub-brand di Oppo, ma un po' come poco si sono staccati, rimangono imparentati, ma in realtà sono due compagnie separate. Però diciamo che le fabbriche dove li fanno e anche secondo me ricerca e sviluppo sono lì, anche il software è ripreso, la user interface di Realme dalla user interface di Oppo. He was always moved by the passion of the young people in each of these countries. Most of them have a strong curiosity and desire to explore new things in the world. The youth today know the latest and the best products on the market. They can talk about these Raccontando di technologies come with i readiness giovani, and eloquence. beh, in realtà direi nel The more mondo, countries you siano go to, the curiosi more e you abbiano discover that voglia many young di people are novità, distracted by the ma ci sta, budget and ma è the ovvio, è limitations of così. the Cioè, io global mi ricordo economy. quando avevo 18-20 And anni, la because of tecnologia this, they già are not non able era to così grow evoluta, anymore. c'erano altre cose, So c'erano an idea altri spreader, device, I ma still remember the cioè, day se hai Sara, quella passione my lì, ce father, l'hai a would like to prescindere dal create periodo new products storico, a for prescindere attractive people, dal device. providing them with a high Carlo mi quality of premium scrivi se products. c'è With qualche promo excitement, al I didn't hesitate lancio. to say, Sì, yes, I was in. ci sarà. At that time, there were only a dozen of us. It was more like a new project team than a new Jacopo brand. che scrive che But sembra we all l'indiano del started this team unforgettable journey determined 2012. to work hard Il, and to vabbè, deliver. io non posso parlare di Honestly, as pronuncia a perché la new mia è brand, we pessima, have tough ma fought with each c'è da other's dire che la sponsorship pronuncia degli partners. indiani è sempre molto Some of my good friends even particolare asked e me how long the riconoscibile. company would last. Bravo But I Pietro, grazie che mi emphasized stai dando una mano that a we were at war, moderare so let's la stay focused and stick to our chat che goals. hai bannato And senza today, as pietà, we mi stand because raccomando. of our firm goal, Sto poi people around intrattenendomi the world perché are able alla to enjoy the benefits fine, of quando si entrerà affordable sul price. vivo delle spec, Looking back now, I can ci easily concentreremo say su it's the quello best decision che I stanno ever dicendo in made. In presentazione. the face of Perché various GT? Non lo so, unpredictable forse perché challenges we fa have Gran faced in Turismo, our way to this day, velocità, fa quel it's mix hard to di believe that we have come comfort e this far prestazioni in just 2 elevate. years.
voi sapete che il Gran Turismo, se le caliamo nel mondo delle automovetture, non sono quelle vetture estreme da pista, ma sono quelle vetture molto sportive utilizzabili però tutti i giorni. Quindi questo è il concetto di Gran Turismo e forse viene un po' incarnato da questo Realme che ha prestazioni molto alte, perché appunto Snapdragon 888, 5G, qualcuno prima in chat ci chiedeva se era 5G, ovviamente sì, è 5G, ma è un telefono anche usabile tutti i giorni, proprio perché il prezzo comunque è abbastanza, no, è super interessante più che altro. Sta ancora raccontando di mercato, di quanti sono gli user di Realme. Oh, nelle Filippine primo, in Russia quinto, quarto in Repubblica Ceca, Slovenia e Grecia. E sarebbe curioso sapere in Italia che posizione si va a piazzare Realme, ma già che ci siamo e già che ho quella confezione mentre lo parlano, io farei un bel unboxino così giusto per gradire. Confezione che tra l'altro è grandissima rispetto al telefono, cioè guardate quanto è lunga, guardate il telefono, cioè non so perché sia così grande. Vabbè, vi dico subito che c'è dentro il caricabatterie e qua una piccola frecciatina a chi non lo mette più. Ciao Marco, certo che ti saluto, ma molto molto volentieri. E qua c'è la confezione, vediamo se c'è la coverina. Aspettate che devo fare una cosa, tac. Mamma mia, i commenti scorrono veramente super super velocemente. Dicevamo, qua stanno iniziando a fare delle affermazioni importanti, cioè flagship killer. Cosa vuol dire questa affermazione? Che è il telefono che potrebbe uccidere i top di gamma sostanzialmente. Comunque c'è coverina e tra l'altro è trasparente, bella morbida in silicone. La cosa che mi piace è che è trasparente, perché mettere una cover chiusa su questo telefono sarebbe veramente un delitto, perché è veramente bella. Comunque mi sa che stiamo venendo al dunque, perché sul palco si è presentato il product manager. Nel frattempo vi dico solo che dentro c'è il caricabatteria 65 watt, quindi carica super rapida, 50% in 15 minuti, anche 14, 100% in 35 minuti, quindi super carica veloce. E il cavo, bello perché è tipo C, e questa cosa mi piace, perché le USB da una parte, tipo C dall'altra, sono quelle porte che non vi consentono di caricare con gli alimentatori, anche se veloci a caricare il telefono, ma altri device. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione. Oh, sta rispondendo proprio a una domanda vostra. Perché GT? Proprio perché sono ispirate alla, questa serie è ispirata alle vetture ad alte prestazioni. Quindi la spiegazione che avevo dato, a cui ero arrivato per così istinto, diciamo, era corretta. Quindi GT proprio per questo motivo. Antonio mi scrivi, è IP68? No, non è IP68. Bags Photo mi scrive, per te è Best Buy? Ore 15 esce il video, la recensione, lo capirai subito dalla copertina. Quindi non ti dico nulla, aspetta questi 50 minuti e ti racconterò se secondo me è un Best Buy o no. Andre, sì, ho già girato la recensione, uscirà alle 15. Lori, ciao, ti saluto. Quanta RAM ha? Versione da 8 giga e versione da 12 giga? C'è in due versioni, 828 o 12256. Sta raccontando dell'altra versione, che tra l'altro quella che avevo provato in versione cinese, cioè l'altra versione della back cover, che ha una sorta di stampa che con la luce, quando viene colpita, crea delle frecce, dei giochi di luce carini. Lo vedete qua, l'altra versione. Però vi posso dire tutta la vita questo. Perché, allora ti dico, questa parte è in, la chiamano pelle vegana, ecopelle, plastica, diciamo, che va a stimolare la pelle, però il feedback è quello della pelle, quindi è un po' morbidina
è bello, con questa fascia che non so se è di vetro o di plastica, penso più di vetro, magari adesso ce lo dice perché sta proprio raccontando della versione Racing Biello, e dice, vedete, vegan leather, quindi pelle vegana, e no, non ci dice se è in vetro. Fingerprint resistant vuol dire che è molto oleofobico, ma è bello da tenere in mano, proprio bello, perché fa grip, questa pelle fa grip, e poi è un po' diversa dagli altri per quanto riguarda il design, con questa parte che va a prendere le fotocamere, fotocamere che non sporgono tanto, insomma, veramente un bel design e una bella ricerca dei materiali. Caro Algazel, ma che piacere leggerti, dovete sapere che è un amico virtuale che ormai ci seguiamo da tanto tempo, dai tempi di P800.it. Tra l'altro funziona anche come telefono, perché guardate, mi sta arrivando una chiamata, chissà chi è, non lo so, non avete visto il numero al volissimo, ma adesso gli metto giù, ovviamente non posso rispondere, e quindi funziona anche come telefono. E il grip è buono, caro Algazel, il grip è buono perché non è un padellone esagerato, 6,43 pollici di diagonale, e la, il frame è in plastica, buona plastica, bella, non di quelle verniciate male o fatte male, e grippa bene, non è grande, mi piace, cioè proprio un telefono medio da tenere in mano, non piccolissimo, non grandissimo. Let's take a look at the performance. As a flagship killer of 2021, ci sta raccontando quello che ho detto prima, che ha l'888 come processore. Ciao Giuseppe, che mi chiede di salutare Chiara, ma grazie Giuseppe, davvero, lo farò sicuramente. Il colore giallo sarà disponibile per l'828 solo per la versione da 12256, in realtà penso che sia disponibile per tutte e due le versioni, anche perché, te lo confermo, il mio è la versione 8128 ed è, come vedete, giallo, quindi sì, c'è. Ovviamente dichiarano che vogliono dare massima importanza alle prestazioni e il parallelismo, vedete, GT, perché il chip di fascia alta per uno smartphone è importante, con un motore potente su una macchina, sì, sono d'accordo. È anche vero che se mettete un motore potente su una macchina potente, ma le sospensioni fanno un po' così, i freni sono un po' così, cioè alla fine fai un telefono che è tutto scheda tecnica, così come una macchina che va a schiantarsi. Quello che vi dico subito, mi è piaciuto su questo Realme, che diciamo i risparmi che sono stati fatti per farlo costare poco, già ve lo dico, non costa tanto, sono stati fatti in quegli ambiti che alla fine non sono un grande compromesso, plastica sulla scocca e non metallo. Cam principale non da 108 megapixel ma da 64, non ci sono le camere zoom, perché le camere poi ne parleremo, ma c'è solamente la 64 megapixel e la grandangolare oltre l'inutile solita 2 megapixel, ma le foto vengono bene, quindi sono delle rinunce sì per non farlo costare tantissimo, ma sono delle rinunce ragionate, quindi non è un telefono che lagga, che ha problemi, che scalda, che ma nell'uso quotidiano va bene. Con un processore che è il top, quindi sappiamo, processo produttivo 5 nanometri, Wi-Fi 6, facciamo così, ve lo faccio vedere subito, lo speed test, guardate, l'ho salvato, lo speed test in Wi-Fi 6 è arrivato quasi a 800 megabit per secondo, quindi il SOC, essendo quello da 888, anche il modem di conseguenza è quello, e coadiuvato dalle UFS 3.1 vuol dire memorie molto veloci, fa sì che sia un telefono da un punto di vista delle prestazioni super veloce, cioè ci ho fatto girare praticamente qualsiasi tipo di gioco tranquillamente. Xumi mi chiede, tra l'870 e l'888 quali differenze di processore ci sono? L'870 è praticamente un remake dell'865, quindi il processore dell'anno scorso, se non sbaglio 7 nanometri come processo produttivo, quindi un po' meno efficiente, è un processore della generazione precedente, con sì, ripeto, un po' meno efficiente, è comunque un processore top, ma l'888 è sostanzialmente meglio. Sì, Tiziano, 65 va di carica batteria, sentito bene,
I prossimi si attaccano direttamente alla presa da 220, in realtà ovviamente il voltaggio è più basso, ma sì, i voltaggi sono stati alti proprio per caricarli velocemente, perché poi la rottura di scatole è dover caricare un telefono tante ore, cioè lui, vi dico subito, un telefono che mi fa arrivare a sera, è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde per quanto riguarda la batteria, poi vedrete la recensione, ma il fatto di attaccarlo in un quarto d'ora, portarlo al 50%, tanta roba. Sta parlando delle UFS 3.1, ovviamente comode quando si trasportano grandi quantità di dati, file grossi, ma anche quando bisogna far partire un gioco che è pesante, tipo i videogiochi, hanno tutti tanti tanti mega da caricare subito all'avvio. Avere un UFS 3.1 vuol dire caricare in molto meno tempo rispetto ad avere le UFS 2.1, perché ovviamente non è la RAM, la velocità della RAM che fa caricare velocemente un gioco, ma proprio la velocità delle memorie. Stefano, cosa ne pensi del Note 9 Samsung e del Note 10 Lite vecchi? Però adesso stiamo parlando di Realme, ma ti ho voluto rispondere comunque, tento di rispondere un po' a tutte le domande. Quanto soffre la batteria con queste cariche Warp? Allora Carlo, qua è un argomento, è un tema interessante. Soffrono, è un tema di no. Meglio caricarli con un, magari un vecchio caricabatterie 1 A, se lo carichi, se vuoi caricare lentamente, su farlo durare di più, ma è molto più importante non caricarlo oltre il 90%, 80-90%, ma soprattutto non farlo mai arrivare a zero, quindi lasciarlo sempre il 10%. Però lui ha dentro nel software un'ottimizzazione che, se capisce che tu lo carichi sempre la sera e lo riprendi la mattina, automaticamente diminuisce la velocità di carica, te lo tiene al 90% e poi ti ricarica fino al 100% magari quando ti stai per svegliare, quindi è una carica intelligente anche da quel punto di vista. Vax Photo, tu scrivi, sarebbe bello anche un confronto poi con Samsung e Xiaomi. Nel frattempo ci sta raccontando di come ci sia anche un sistema di raffreddamento con copper, che è rame, metallo rame, una struttura composita, e in effetti non scalda particolarmente anche quando lo utilizzate con i giochi. Però mi sono perso la domanda. Ah sì, il confronto tra Xiaomi e Samsung, vabbè, arriverà, dai, ve lo dico, anche perché secondo me ha senso andare a confrontarlo con S21, Mi 11, Poco F3, con magari ecco iPhone 12, lo butto dentro, insomma, con quei telefoni che sono top, non sono top smartphone, quindi le varie versioni ultra, ma che sono top. Qua sta raccontando di come sia curato il raffreddamento, questa piastrina come vada a raffreddare il telefono, e vi dice appunto che non scalda troppo. I bravi ragazzi mi fanno una domanda interessante, a me cara. Hai il jack cuffie? Ta-da-da-da. Sì, guarda il jack cuffie, ovviamente tipo C, USB, dalla quale però purtroppo non esce il video. Altra cosa super interessante è che è stereo. Qualcuno scrive, mi scrive, quando esce la recensione? La recensione esce alle 15, quindi subito finita la conferenza stampa. Lorenzo, ricarica wireless? No, la ricarica wireless è una di quelle rinunce che Realme ha fatto proprio per mantenere il prezzo basso, quindi no, non ha la ricarica wireless. Luca, Gale, se e quando arriva in Italia? Ovviamente sì, questa conferenza è proprio perché arriva in Italia. E a che prezzo? Questo non te lo posso ancora dire. Abbiamo fatto prima un toto prezzo, ma arriverà presto. Secondo me, se siete qua un altro quarto d'ora, arriverà anche il prezzo del Realme e il prezzo di lancio, che vi dico subito è molto molto interessante. Batteria, quello che dicevo, 65 watt di carica, 4500 mAh. La cosa che mi piace appunto è che non è grossissimo, 8,4 mm di spessore e 186 grammi di peso, quindi sta in quella media dei telefoni che si riescono a tenere bene in mano. E poi, come dicevo all'inizio, magari qualcuno si è collegato dopo, il back in pelle fa sì che si tenga bene in mano, cioè che grippi parecchio. Thunderbolt 4
No, Andrea non è Thunderbolt 4, è solamente tipo C, si carica, scambio file, eccetera, eccetera, ma non esce il video. Giuseppe, si troverà su Amazon? Ti posso dire sì? Sì, 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 arriverà su Amazon. Poi, vediamo altre domande. Pasquale, è un best buy, vedrai la copertina del mio video, non ti dico niente. Qua sta raccontando di quanto è veloce la carica, vi ho già detto. Al 50% ci arriva in 13-14 minuti, al 100% ci arriva in 35 minuti, quindi super super veloce. Potrei spoilerarvi i voti che gli ho dato, vediamo se... L'avete letto? Questo è il foglietto della recensione, perché sì, sono molto tech, ma scrivo ancora a mano le recensioni, non so se è una nostalgia del passato, perché mi rimangono qui in testa poi quando giro il video. Prezzo su internet 12 GB 437, è vero? No, non è vero, sarebbe forse un po' troppo basso. Sì, Black, Enzo Sorrisi ti è piaciuto molto? Ti dico subito, sì, lo sto usando tra l'altro tra 4 giorni. Ieri ho avuto una giornata super stress perché sono andato a Verona in giornata, sono tornato indietro. Sta parlando tra l'altro dello schermo, quindi vi dico anch'io qualcosa dello schermo, che mi è piaciuto molto per due motivi. Il primo, 120 Hz, quindi veloce, ma soprattutto sapete che gli AMOLED low cost hanno sempre un problemino. Qualcuno direbbe marzo, vuol dire che quando si abbassa tanto la luminosità va a trascinare, a fare delle macchie verdi magari e a far diventare i caratteri rossastri. Lui non lo fa e quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Luminosità massima, soprattutto sul sensore della luminosità, molto affidabile. Luminosità massima buona, anche sotto la luce del sole si riesce a vedere. Non ha la luminosità dei super top da oltre 1000 euro che arrivano a 1300, 1500 lux di picco. Lui arriva intorno ai 1000, ma vi assicuro che bastano e si vede bene sotto la luce del sole, ma soprattutto, ripeto, affidabilità del sensore di luminosità. La fotocamera quanti megapixel è? 64. Davide, aspetta la recensione, arriverà velocemente, perché subito dopo la live alle 15 arriva la recensione. E niente, sto raccontando come ci sia il in-display fingerprint, quindi il sensore di impronta digitale sotto al display. Faccio vedere quanto è veloce, tac, appoggiato e si accende, quindi molto veloce e soprattutto affidabile. C'è ovviamente l'always on display, che può essere programmabile, anche personalizzabile, ormai la roba è quella, cioè il software di Realme lo conoscete. Oh, finalmente qualcuno a cui interessa il feedback della vibrazione, perché io ve lo do sempre, 97 mare chiaro me lo chiede, ve lo dico sempre nelle recensioni, perché è un po' una mia pippa, ma il feedback delle vibrazioni riflette un po' la qualità costruttiva del telefono, non chiedetemi perché, ma è sempre storicamente stato così. Buono, diciamo nella media, non è così aptico e così preciso come su un iPhone che sembra di toccare il motore del feedback aptico, ma non è zanzaroso, non ha la coda, quindi diciamo una via di mezzo, ci sta, per il prezzo che ci sta. Gennaro fa una bella domanda, quanto un salto generazionale della tecnologia delle batterie? Allora, per ora si è, tra l'altro sta dicendo quello che ho detto prima, ovvero che gli speaker sono stereo, sono due e sono anche ben equilibrati, non ce n'è uno che fa troppi bassi rispetto all'altro, ma domanda su quando ci sarà uno switch della tecnologia delle batterie. Finora si è lavorato non tanto su aumentarne la capacità quanto su aumentare la velocità di ricarica, perché è l'unica cosa che si poteva fare nel breve periodo. Quindi, se vi ricordate, fino a qualche anno fa caricare una batteria da 4500 mAh, che è quella che c'è dentro questo Realme, ci volevano 5 ore. Adesso in 15 minuti il 50% e 35 il 100% è molto migliorata la situazione. Abbiamo bisogno di un carichino, tac, 10 minuti e abbiamo caricato il 40%, tanta roba. Quando ci sarà uno switch, un cambio di passo, si stanno studiando nuove tecnologie, tutti le aspettano anche per un discorso auto elettriche, ma secondo me il cambio di passo da quel punto di vista non sarà così veloce, speriamo. Qualcuno mi scrive se lo sblocco facciale c'è? Sì, c'è ed è 2D, quindi Calori Bu ti ho risposto. Nicola che mi chiede se Apple Watch SE o Apple Watch 6 costano più o meno uguali, se trovi una buona offerta su 6 prendi il 6.
Il LED notifica no, non c'è. E Samuel chiede perché non ha 5000 mAh? Ma secondo me per renderlo non troppo pesante, pesa 186 grammi, quindi anche a 4500 euro ci sta e vi fa arrivare a sera. Sta parlando di fotocamera, quindi night vision, la possibilità di fare pixel binning che c'è, e vi dico subito che gira video e fa foto buoni, buoni, buoni per quello che è. Ovvio che la cam è uno di quegli ambiti dove si è andato a fare un pochino di risparmio, perché soprattutto non ha le cam zoom, non ha la periscopica, quindi si ferma alla 64 e va a interpolare, quindi già a 5 megapixel inizia a fare un po' di fatica, ma con poca luce bene e grandangolare 119 gradi direi assolutamente bene. La terza cam è quella solita inutile di profondità, ma cioè, vabbè, io ve lo racconto, ma è abbastanza inutile. Ha annunciato il fatto che sarà supportato Android 12 per beta 1 ovviamente su Realme GT, quindi se lo comprerete potete anche provare la beta di Android 12. Ovviamente adesso gira Android 11 con l'interfaccia di Realme, quella che ormai conosciamo e siamo abituati ad utilizzare. La cosa che mi è piaciuta è l'affidabilità, c'è un software affidabile, deriva da quello di Oppo, non ho trovato bug, problemi, anche il risparmio energetico non killa troppo i processi in background, ce lo si può cucire un po' addosso, quindi ci sta. Lore ha display, ha always on display, assolutamente sì, ha always on display. Andrea Busato, sono curioso del Sony Xperia 10.3, anch'io. Galaxy Note, no, Lorenzo, ma fai domande completamente fuori tema, quindi non direi che non è il contesto giusto. Croda, ha la memoria espandibile? No, non ha la memoria espandibile, solamente due SIM, ma non ha l'espansione di memoria. Sì, Katia, si chiama GT proprio per richiamare le Gran Turismo. E qua vi sta raccontando di una feature interessante, ovvero la GT Mode, cioè la possibilità di andare al massimo, diciamo, con le specifiche e con le performance. It will unleash the full performance potential of Realme GT with just one click and optimize the scheduling strategy between large and small cores to bring the ultimate performance experience. This includes full scene high performance mode coverage. Vi faccio vedere, per esempio, nella modalità giochi, che poi è la modalità dove abbiamo bisogno delle massime prestazioni, abbiamo la possibilità di scrivere Model Pro, Pro Mode, diventa tutto rosso e va al massimo delle prestazioni. Quindi automaticamente va a 120 Hz lo schermo, va a fare una serie di routine per farlo andare al massimo. Però vi posso dire che in realtà io l'ho sempre usato in modalità bilanciata, perché l'ho usato proprio come telefono principale per questi tre giorni. Non sono un gamer e quindi non ho usato la modalità top per più di quei 10 minuti per provarlo, ma prestazioni super interessanti. We added some game optimization features and the series exclusive GT mode to bring the most outstanding AAA performance experience. E qua è quello che sta dicendo, che ho detto prima, cioè proprio quella della possibilità di fare con un click il massimo delle prestazioni. Ho una domanda, arriverà a sera con la batteria? L'ho detto all'inizio, è un po' un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ovviamente tutte queste prestazioni un po' si pagano in termini di batteria. Da dire che la batteria comunque porta sera. Ieri ho avuto una giornata molto stress, sono arrivato alle 21 con la batteria al, mi sembra, 4-3-4%. Oggi, per esempio, che sono stato in ufficio, ho usato più il wifi, l'ho comunque usato come mio telefono, comunque tante chiamate, tanto social, eccetera, eccetera, ma sono, ora che sono le 14.28, ve lo faccio vedere live, al 64% di batteria. Quindi è quel classico telefono che
se sfruttato, ovviamente al massimo delle prestazioni arriva sera, può arrivare con un 20% invece se lo usate un po' meno, quindi dipende veramente tanto da come lo utilizzate. Dottor Jack e Mr. Hyde. We have to leap forward in AIoT too. As artificial intelligence products merge with more and more parts of our daily lives, the opportunity for AIoT does not rest with one single product. Our goal is to build a full AIoT ecosystem for global young users. Qualcosa mi dice che adesso presenteranno qualche accessorio, perché si parla di ecosistema, di IoT. Mi ricordo che le cuffie di Realme sono sempre andate bene, e anche gli orologi in realtà, il watch di Realme non è assolutamente male, quindi spero di in qualche wearable interessante. Dai, vieni al dunque, cosa ci presenti? Perché questa parte non la conosco della presentazione, perché prima parlo del telefono che già avevo, quindi sono andato un po' così, non stavo molto attento. Adesso però mi interessa. Sai che presenti anche loro un robot aspirapolvere? Attenzione, attenzione, ci può essere, perché se guardiamo i concili, i disegnini, vedo degli aspirapolveri, vedo un asciugacapelli, una lampada, la IP camera. Un gatto, vabbè, c'è un gatto, almeno quello che sembra un gatto. TechLive is also an ecosystem platform. Our goal is to build a complete AIOT experience. Comunque, oltre al prodotto IoT, io sono molto curioso del prezzo. Cioè, io lo so, nel senso che immagino voi lo siate, sono proprio voglia di raccontarvi il prezzo. And increase the influence of TechLive's brand. We built an open communication platform for product selection and listen to the suggestions of young users from our community. Mattia, nel frattempo, finché non ci dice che cosa presentano, rispondo un po' di vostre domande. L'ho persa, era una domanda sulla fotocamera da parte di Mattia. Sì, come sono le foto, Mattia Gregorio? Sono buone le foto? Sì, buone. A livello dei medi top, non è un camera phone, non è un top camera phone, ma più alto dei mid di gamma, diciamo che stanno intorno ai 400 euro. Alex, è vero che il gatto smart sarebbe una novità, non è differente? È praticamente un gatto che... Cosa può fare il gatto smart? Perché il gatto è abbastanza autosufficiente, non c'è neanche bisogno di portarlo fuori come il cane. Quindi se fosse un cane smart, dico il cane che si porta fuori da solo magari quando piove, è brutto. Il gatto smart non lo so, perché già il gatto è abbastanza smart di suo da questo punto di vista. To join TechLive's platform to truly create a complete AIoT ecosystem for the users. Pachi, no, su Realme X9 non si hanno ancora informazioni sul lancio in Italia. Gerardo mi chiede, meglio questo o Poco F3? Farò una comparativa tra lui, Poco F3, ma ci metto dentro anche S21, ci metto dentro anche altri telefoni, ci metto dentro anche il Mi 11, perché secondo me ci sta paragonarlo a telefoni che hanno processore top. L'altra cosa interessante è la domanda di Leonardo, come si comporta Realme con gli aggiornamenti del sistema operativo. Diciamo una via di mezzo, non è un fulmine, le patch non arrivano subito quando Google le pubblica, diciamo che è una via di mezzo, aggiorna, ma lui vi dico subito che andrà nella mia cantinetta, perché mi è piaciuto, vabbè dai, te lo dico, ormai si è capito forse di essere esilio, mi è piaciuto, quindi andrà in cantinetta e capiremo come Realme lo supporterà. Poi attenzione, questo mi interessa, perché invita a fare una ricerca su Google su quali sono i tipici problemi di un robot aspirapolvere. Bloccati? Rimanere bloccati su oggetti estranei? Sì, prezzo alto, ovviamente. E sì, attenzione, Realme presenta un robot. Cara casalinga di Voghera, devi tornare! Speriamo che me lo facciano provare. Parla di intelligenza e di prezzo accessibile. Allora, torretta laser, già la vedo, doppio
doppia spazzolina anteriore, mopping, quindi anche lavaggio. Allora, 10 cm di altezza non è poco, anzi addirittura leggermente superiore ai 10 cm non è poco, perché è la torretta. Non so se avete visto la recensione dell'S10 360 che riesce a fare riconoscimento oggetti, ma soprattutto riconoscimento della casa senza torretta, e quella è una cosa che trovo molto utile, perché riesce ad andare sotto ai mobili anche se sono un po' bassi, pur riuscendo a mappare casa. Il limite dei non LiDAR è che la mappatura non è precisissima, mentre l'S10 riesce a farlo con un LiDAR sotto alla scocca, quindi aveva un sensore che girava a 180 gradi, non a 360, perché non poteva girare tutto a 360, ma che mappava molto bene in casa girando. This is why we have put in Anto Bo, ti dico subito. Oh, Anto Bo, Antonio Botta, ciao. Hai registro delle chiamate? Devo darti una brutta notizia. Anto non ce l'ha registro delle chiamate, perché ce l'aveva la versione cinese europeizzato. Ovviamente arriva anche per i servizi Google, non c'è problema, va Play Store, va tutto, ma ha guadagnato anche il driver di Google, e quindi il Google non permette la registrazione delle chiamate, quindi no, mannaggia. This is the same state-of-the-art technology used in navigation system of modern. Se la sta menando troppo adesso, però, questo LiDAR, abbiamo capito, cioè non è una novità assoluta. Ok, l'aspirapolvere di Realme ha il laser LiDAR per mappare casa. Punto, questa è una presentazione che vorrei. Comunque pippe sul LiDAR, ce l'ha. Dici quanto costa questo Realme GT, che siamo qua in 800 persone a aspettare quanto costa Realme. È arrivata Realme in chat. Ciao Realme, ma Realme, visto che sei in chat, a questo punto ci puoi spoilerare il prezzo, anche se in molti lo stanno spoilerando. Io non ho detto niente, ma se voi prendete il prezzo di riferimento di un tal Brelui, potrebbe essere un prezzo che ci sta. Manenti, potrebbe essere un best buy. Vedrai la copertina della recensione che uscirà tra pochissimo. Basterà attendere 20 giorni, il costo si abbasserà. Sui Realme non è sempre così, eh? Anzi, solitamente i Realme costano meno al lancio, perché ci sono le varie promo lancio, rispetto a dopo un mesettino. Andrea, hai trovato differenze tra questo e quello cinese? Allora, sì, nel senso che, vabbè, qua c'è nei servizi Google, zero sbatti, è pronto da usare da appena, diciamo, tolto dalla scatola, unboxato. Purtroppo il dialer è quello di Google, quindi non ho la possibilità di registrare le chiamate, per il resto no, funziona assolutamente bene, uguale, le foto sono quelle. Batteria che dura un pelo meno, perché i servizi Google lo fanno consumare un pelo di più. Queste sono le macro differenze tra versione cinese e versione europea. Poi qualcuno chiede se il GT Neo l'hanno presentato. No, solamente il GT standard. Because Realme TechLife Robot Vacuum can scan and store up to 5 different maps, it is perfect. Alfredo scrive: Andrea, il confronto diretto con il futuro Poco F3 GT. Quando uscirà, faremo una comparativa. Per adesso, direi che la comparativa è con il Poco F3 standard e non con il GT che non c'è. Cleaning routines and boundaries at your home. So far, so good. The robot vacuum is always refining the map of your home to better understand where it is. You should clean next and how to clean more efficiently using the LiDAR scanning system that we have just talked about earlier. In short, Realme TechLife Robot Vacuum is our most advanced smart home product yet, with over 38 built-in. Nel frattempo stavo controllando su Amazon se era già uscito, se era già uscito il prezzo, ma no, non è ancora uscito, quindi niente, mi tocca aspettare ancora un po'. And it can operate in a low 55 decibel noise level so that you wouldn't be disturbed ever when you are taking a nap. Mastro Gatto mi chiede se la ricarica rapida va a ridurre la durata delle batterie. Tra l'altro, buona informazione.
Il robot aspirapolvere lavora anche con Google e Alexa, quindi questo molto bene. Qualcuno mi chiedeva se la carica rapida della batteria la rovinava. Sì, in realtà sì, la può rovinare, ma ci sono dei sistemi per andare a sistemare il... la carica, ottimizzare la carica durante la... stavo perdendo, perché stavo nel frattempo ascoltando Realme, perché c'è il Watch 2 Pro, tutti molto Apple Watch style, un po' di design, poco originalità. E display AMOLED, quindi non transreflective. Sugli orologi io sono vecchia scuola, ma ho preso transreflective. Ok, visto questo ti rispondo, sì, le batterie possono avere dei problemi se caricate sempre 65 watt, ma qua il software regola e capisce che se c'è una ricarica di emergenza, quindi voi lo caricate magari a metà pomeriggio, vuol dire che avete bisogno di una carica subito e ve lo carica a bomba. Se invece capisce che tutte le sere lo mettete in carica, tutte le mattine lo staccate, e capisce anche che non avete bisogno sempre di una carica rapida, quindi di notte abbassa l'amperaggio e quindi cerca di preservare la batteria, quindi c'è una funzione automatica all'interno del telefono. Poi ovvio che se la caricate sempre a carica batteria 5 volt 1 ampere, la batteria durerà di più. La cosa importante sarebbe non fargli mai beccare botte di caldo, mai caricarlo quando è surriscaldato e non farlo mai andare oltre il 90% e non scaricarlo mai sotto al 10%, però capisco che non siano cose semplici da mettere in pratica. Leonardo, si può impostare su un 35 watt fisso? No, no, fa tutto il software. Carine le watch face del nuovo Realme Watch 2 Pro, molto carine. Però il prezzo non ce lo vogliono dire ancora. Fabrician chiede Asus Zenfone 8 o lui. No, non farò una comparativa. Zenfone 8 è molto piccolino, più maneggevole, più comodo, ma costa decisamente di più. Quindi, in realtà, se non avessi esigenza di avere un telefono piccolo, costa meno. That means whether you are training for a marathon or weightlifting in a gym. Sta raccontando che ci saranno 90 attività sportive che si potranno analizzare e al funzionamento GPS con il doppio satellite, quindi un posizionamento GPS preciso. Vedremo se frequenterà così. Non ce l'ho il Watch 2 Pro, non me l'hanno mandato a provare, quindi non ho feedback da darvi. Itachi, ma come che processore monta? Fino adesso dove sei stato? Snapdragon 888, c'è solo quello, quindi non c'è quello con 888 e quello con un processore inferiore, perché qualcuno mi scrive quanto costa questo con 888. Devo aspettare un attimo, perché prima di dirlo devo aspettare che lo annunciano anche loro, ma in realtà il processore è lo stesso. Qualcuno mi chiede se vale la pena prendere quello da 12 giga di RAM. Dico subito, se per la RAM, no. Se per la RAM, no. Prendilo per la memoria, perché ha 256 GB di 728. What about battery life? Well, we continue to raise the bar on what a smartwatch should be with a long-lasting 14 days battery life, so you can exercise all day without missing a beat. In case you are running out of juice and is rushing off to somewhere, well, we've got you covered. Michele mi chiede, interfaccia personalizzata preferita su Android? È quella del Pixel. Perché tutti dicono che l'interfaccia del Pixel è stock, in realtà non è stock, il Pixel ha una sua interfaccia che è diversa da Android stock. E quella del Pixel è quella che mi piace di più.
Non è scrive meglio Oppo o Realme? In realtà il software è più o meno quello. Realme è una, diciamo, è un brand emergente che ha delle spec un po' inferiori rispetto a Oppo, ma un prezzo più interessante. Quindi, se sei più attento al rapporto qualità-prezzo, Realme. Se sei più attento magari alle finiture, al design, ai materiali, magari Oppo. Però entrambi sono entrambi molto molto validi. Ma Alessio, ma grazie, grazie mille davvero della donazione, super grazie. Qui c'è una, un riassunto delle specifiche del Watch 2 Pro. Dai, dacci i prezzi di questo Realme GT. Dai, prezzi, prezzi, prezzi. Abbiamo capito, dai, non sarà l'orologio della vita. Ecco, quando le conferenze vanno così lunghe su aspetti secondari... No, non trovate... Quindi, riassunto dei riassunti. Oh, attenzione, questo mi piace questa scritta, una nuova sorpresa, il famoso One More Thing di Steve Jobs. Vediamo qual è questa nuova sorpresa. Altri prodotti IoT e un'anteprima. Qua sotto. Tablet. This is an ma dai, ma che taroccone ha messo sulla voce? Realme Pad. Secondo me, durante la live, aveva detto un altro nome e ha dovuto fare un voiceover orrendo. Comunque, Realme Tab. Ma che Realme Book, avete sentito? Realme Book, un altro taroccone audio. Vabbè, comunque, Realme Book e... tablet che arriveranno. Io sono sempre felice quando brand che fanno comunque prodotti che mi piacciono aumentano e allargano la produzione a PC, tablet, perché già sento aria di rapporto qualità prezzo interessante. Vabbè, ormai abbiamo capito che i nomi dei prodotti li hanno cambiati all'ultimo facendo un voiceover, però sono contento perché alla fine chi se ne avvantaggia siamo noi utenti che riusciamo a ottenere dei prodotti a un rapporto qualità-prezzo buono. Quindi, caro Realme, visto che eri in chat, se mi ascolti, il tablet, il PC, se mi fai provare, io sono super contento. Oh, prezzi, ci siamo. C'è il solito giochino del quanto costerà. C'è il solito giochino del lo metto a confronto con altri smartphone. In realtà gli altri tre smartphone sembrano uguali, ma ormai gli smartphone sono tutti un po' uguali perché le specifiche erano un po' lì. Prezzo intorno ai 700 euro. Quello che dicevo prima, due varianti, 828, 12, 256 e 449 euro. Lo vediamo là sotto nella traduzione, vedete? 449 euro l'828, ma 599, anche qua un mitico taroccone della voce, si vede che erano partiti da un altro prezzo. Comunque 449 e 599. 599 un po' altino per il 12256, ma adesso ci sarà un bel taglio di prezzo perché per il lancio, vabbè dai ve lo dico, 369 su AliExpress, ma questo penso sia solamente per l'internazionale. In Italia in realtà io ho informazione del 399 per la versione 828. Vediamo se c'è qualche messaggio dell'ultimo secondo. Fermi tutti. Ok, ci sono. No, io avevo l'informazione 399, esatto. Amazon 399, mentre 499 su Amazon per il Prime Day. Questa è stata una modifica probabilmente dell'ultimo minuto, il fatto di trovarlo a 369 su AliExpress, però diciamocelo, cioè tutta la vita su Amazon a 399 rispetto a 369 su AliExpress, anche perché AliExpress come servizio post vendita non è che sia paragonabile a
ad Amazon. Interessante però il prezzo del robottino aspirapolvere, perché 299 con LiDAR, con lavaggio del pavimento, mi sembra molto interessante. Magari lo proverò, vediamo. Però attenzione, oh, 199 tantissima roba. Pare solo su AliExpress, ma 199 pare tantissima roba il robottino. Se tanto vi va tanto, spero che arrivino presto tablet e PC, perché se i prezzi sono questi, Realme vuole proprio entrare a gamba tesa e spaccare un po' il mercato. Comunque, ricapitolando, su Amazon, versione 828 dovrebbe essere 399. Qualcuno mi scrive... ricarica wireless ce l'ha? No, non ce l'ha, e vi confermo 399 da noi, quindi non 369 AliExpress, quindi in Italia 399 lo troverete presto su Amazon. Oh, e qua abbiamo Unboxing Therapy che ci fa vedere un ecco giveaway. Ok, perfetto. Allora, perché in Italia io non faccio aiuto, cosa è successo? Mi sono frizzato. No, ci sono ancora. Non faccio giveaway, quindi concorsi, perché in Italia è vietato fare concorsi e quindi diventa un casino andare a organizzarli, perché non è che sia vietato, ma ci vuole il notaio, ci vuole la fideiussione. Ne ho fatto uno qualche mese fa per offerte.club, che è l'applicazione, il sito web che ho per segnalarvi tutte le offerte online, e non vi dico i casini burocratici. È stato divertente, bello, però è stato abbastanza complicato. Proprio per questo motivo non li faccio più. E chi li fa in barba alla legge, nel senso che li fa, diciamo, illegalmente. Però vabbè, dai, mai dire mai, ma per questo che là negli Stati Uniti è molto più facile, non c'è questa normativa e quindi fanno molti più giveaway. Direi che vi ho detto tutto. 50 minuti che stiamo insieme, ho risposto a una marea delle vostre domande. No, Luigi non ha la Tech-C, l'uscita TV, adesso diciamo che stanno andando avanti con l'unboxing. Io vi saluto perché tra 10 minuti esce la recensione completa di questo Realme GT, che vi dico subito, mi è piaciuto un sacco e l'ho dichiarato Best Buy, perché 399 è un Best Buy. Ciao ragazzi, è sempre un piacere stare con voi. Ciao!